Ciao Salvatore, Ciao Elisa. oggi vorrei farti una domanda interessante. Come si diventa radioattivi e che cos'è la radioattività? Una bella domanda. L'uomo può diventare radioattivo, come il minerale può diventare radioattivo. Come qualsiasi cosa nell'universo può diventare radioattiva. La radioattività è qualcosa di importante nell'evoluzione di questa umanità, ma non solo dell'umanità, ma è importante nell'evoluzione dei pianeti, dei sistemi solari, delle galassie, dei sistemi stellari. Facciamo un esempio che sembrerebbe un po' strano, ridicolo, ma che è reale. Che cos'è il diamante? Sembra che il diamante sia l'elemento più duro che ci sia in natura, che tu con un diamante fai così e il vetro si apre. Cioè il diamante è più duro dell'acciaio, è più duro di qualsiasi altra cosa. Perché? Ma in realtà noi non abbiamo una mente cognitiva, quella della cognizione pura. Perché se avessimo una mente cognitiva e noi avessimo per un attimo in mano il diamante, noi vedremmo la genesi di questa sostanza. Vedremo come si nasce, come si forma e nei secoli e nei millenni quello che diventa. Cognizione pura è lo stato buddico, è uno stato superiore di frequenza di cui ho parlato in altri miei video. Beh, cosa succede in realtà? Che per esempio il diamante prima era carbone. Quel carbone che noi calpestiamo sulle strade. Cioè, quando viene agglutinato questo carbone nei meandri della terra, viene pressato. Viene pressato a un punto tale di surriscaldamento, di pressione e di quello che succede nell'atano terrestre, che con il passare dei secoli e millenni diventa diamante. Quindi raggiunge il vertice come potrebbe raggiungere l'essere umano che, come dicono i massoni, da pietra grezza a pietra cubica. Cioè raggiungono gli alchimisti lo stato di alchimia, cioè la trasformazione di una materia inerte, di una materia grezza a materia più sottile, cioè a raggiungere fino all'evoluzione divina. Ora sembra quasi un'assurdità, ma l'analogia è uguale. Tu prendi per esempio l'argilla, è terra, noi la vediamo così, la usiamo addirittura per gli occhi, per le ferite, per qualsiasi cosa. Ha radium puro, è radioattiva, ma non fa i danni che fa il radium della curie che uccidono. Questa ricrea, risana, trasforma la cosa malata in cosa sana. Beh, l'argilla con un movimento millenario di pressione e di contrapressione, con un lavoro costante, con il fuoco, con altre cose, diventa giada. Ma può diventare pure, non so se sia il rubino, se sia qualcosa del genere, diventa anche un diamante l'argilla. Cioè, le cose che noi vediamo per strada, calpestiamo, in realtà col passare dei secoli e millenni diventano qualcosa di grande, di meraviglioso, di divino. Sono radioattive, ma di una radioattività particolare, specifica, benevola. Per esempio il radium, che è un minerale, nei secoli e nei millenni
diventa radioattivo perché acquista più elettroni e più protoni. Quindi arriva a 300 e rotto qualcosa del genere di protoni e di elettroni, quindi diventa radioattivo. Cominciano a emettere neutroni veloci. Ora, quando avviene una fissione nucleare attraverso l'uranio, le bombardano i nuclei dell'uranio, o si bombardano altri nuclei, si spezzano i nuclei e di radioattive diventano inattive, cioè cominciano ad essere statici, cominciano a cambiare forma e esistenza. Ora, la radioattività che cos'è? È un bene, non è un male, dipende come la concepiamo noi. Per esempio, un essere umano che arriva alla sua radioattività e arriva ad essere un tetano operante può fare guarigione come Gesù Cristo, come Krishna, Buddha, Rama, come tutti i grandi esseri. Quindi radioso. È radioso, sì. La sua radiazione, la radiazione di Buddha nel suo corpo eterico, lo veniva percepita nell'arco di un chilometro di distanza. Talmente grande era il Cristo che era dentro di lui, dentro Buddha, Gautama, Siddhartha, Buddha, detto il Buddha. Ora, questo tipo di radioattività può essere fatta attraverso la materia inerte, che ci vogliono miliardi di anni, ma attraverso la materia inerte e grezza, ma attraverso la nostra materia, che ormai siamo a un livello di evoluzione molto avanzato, ma può essere come quella del Baco. Prima Baco, poi Crisalide, poi Farfalla meravigliosa, Papillon, Papaglione, con quelle ali meravigliose, tutte colore. E così, quando io dico che Salvatore è un angelo caduto che perso le ali, nella sua catarsi evolutiva, nella sua, diciamo così, ripresa aiutando gli altri per poter ritrovare le ali ed andare verso l'alto, verso le cime più alte della evoluzione spirituale, per essere un angelo fra gli angeli. E così è sempre questione di radioattività. Se tu sei radioattivo, per esempio il tetano, cioè, non fa altro che influenzare le altre cellule, e si ammala e viene cancrena. Quello è negativo. Ma se sei un tetano operante che hai seguito un ciclo di catarsi evolutiva, di evoluzione, tu diventi un tetano operante e puoi aiutare gli altri a guarire. Puoi aiutare gli altri a fare qualcosa di importante. Io stavo cercando di fare qualcosa di importante, un tipo di guarigione di voi che venite qua per buttare tutte le sporcizie che avete acquisito nelle vostre vite, nella vostra casa, in tutto quanto, e la venite a buttare qua. Salvatore deve spazzare via tutto. Ma Salvatore non è sempre qua con Turiddu. Principalmente c'è Turiddu, il povero Turiddu è nei guai quando si tratta di queste cose. E aveva escogitato un piano incredibile, perché il signor Turiddu aveva creato un centro di meditazione e di preghiera invocando gli angeli e facendoli scendere. E gli angeli, attraverso una pergamena che io avevo creato, scendevano e aiutavano le persone che avevano bisogno. Ci sono persone che possono parlare, ci sono persone che hanno avuto miracoli da queste invocazioni agli angeli. Ora, io vado indietro un po' nel tempo. Io non so se lo dirò bene perché non conosco bene il tedesco, non conosco l'italiano, figuriamoci il tedesco. C'era quest'uomo, si chiamava Schillmann, no, Schillmann era quello di Troia, quell'uomo che faceva unire due persone per fare atto sessuale. Wright. Edmund. William Wright. William Wright. William Wright, questo qua aveva creato
un condotto di energia organica, energia sessuale, quando l'uomo e la donna arrivavano all'orgasmo, con dei sensori che avevano applicati, trasmettevano attraverso dei fili e con altri sensori sulla persona ammalata di cancro, e quando si arrivava all'orgasmo proprio totale, quell'energia organica passava nella persona malata di cancro e guariva. Io stavo realizzando una cosa del genere, ma in piccolo, perché sono piccolo io. Attraverso le preghiere, Come? attraverso le preghiere, Attraverso le non preghiere. attraverso l'attività sessuale. Sì, ma non era come William Wright, che faceva le cose istantaneamente. Quello era un grande. Non era come Padre Pio, non sono come Padre Pio, come Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di Padova, oppure Gesù, oppure gli altri grandi esseri che guarivano, gli esseni che guarivano istantaneamente. Io purtroppo sono turiddu, ma frequentando, diciamo così, questo mio grande alter ego che è Salvatore, ho cominciato a percepire, a capire nel mio piccolo cervello, che guarda caso in tutti i massacri che mi hanno fatto alla testa e tutte le volte che mi hanno aperto la scatola cranica, non ho mai dimenticato la propria origine, il proprio passato, il proprio avvenire. Addirittura la mia mente si espanda come una forma olistica percettiva minima, ma è una forma olistica e che molti che sono vicino a me si rendono conto che è reale, perché riesco ad afferrare i concetti senza bisogno di analizzarli o di studiarli, sono dentro di me. Ebbene, cosa volevo fare io? Che curare voi come vi sto curando, farvi una depurazione, raggiungere 40 giorni di autolisi, e quando il vostro corpo era pulito, cominciare a farvi mettere là dentro nel tempietto di meditazione formato a livello ottagonale. Che ogni parete di questo ottagono c'era l'immagine di una religione, per esempio quella cristiana degli angeli, della divinità, della triade Padre, Figlio e Spirito Santo, e così nelle altre religioni tutte le altre immagini. Dentro quel tempietto potevano venire a pregare, a meditare, a fare qualsiasi cosa, tutte le persone che appartenevano a qualsiasi religione, col loro periodo, col loro tempo, senza essere disturbate. Ebbene, là dentro si creava una specie non dinamo, come si chiamano quelle, Energia dinamica? no, no, sono delle cose che a livello elettronico sono Organica? che vengono, che assorbono Accumulatore. l'energia, degli accumulatori di energia, ma non è questa la parola esatta, Organiti? degli accumulatori di energia, l'energia delle preghiere di tutte queste persone di diverse religioni che pregano la loro divinità, perché la divinità è unica. Quindi là dentro c'era una energia talmente grande e che noi la osservavamo, al punto che una volta è sceso Paramahansa e l'abbiamo visto là dentro uscire attraverso i vetri senza senza aprire la porta. Ebbene, mettendo queste persone lì in quel tempietto dove avrebbero pregato e meditato tutte le religioni, quella persona avrebbe messo subito in attività le cellule staminali, tutta in attività la somatostatina, la melatonina e l'emorfina naturale. Quella persona sarebbe guarita per sempre, in un attimo, perché oltretutto era pulita. Come quella donna che ha perso gli occhi, che si è bruciata con la candeggina, aveva 100 giorni di digiuno. Cioè, in 100 giorni lei beveva soltanto fenocreco e codacavallina. Beh, quando si è bruciata gli occhi in quel modo, e io stavo morendo di leucemia, mi ha telefonato, io non sapevo cosa dirgli, è intervenuto Salvatore e gli ha detto alcune cose, che quando lei ha chiuso il telefono, dice adesso vado a farlo subito, perché era cieca per tutta la vita,
Io ho detto, ma che cavolo ha detto Salvatore? E se questo non riesce, che succede? Che io sono uno scionzo, uno scemo? Cioè, io non ho capito niente di quello che gli ha detto Salvatore. Io non avevo mai fatto una cosa del genere. Eppure quella donna in 3 giorni si sono chiuse i buchi che aveva negli occhi, in 7 giorni si erano rinate le corna e in 15 giorni aveva gli occhi più belli di prima, gli occhi di cielo, perché aveva gli occhi azzurri. E ha gli occhi azzurri. Non è che non li ha più. E sono passati più dal 90, sono passati 26 anni. E quindi cosa significa? Che i miracoli possono avvenire in qualsiasi modo, in qualsiasi situazione, basta che si è pulite. O altrimenti ci vuole Gesù o altri santi per poter guarire una persona sporca. Io non ci riesco, io non sono santo e non sono Gesù Cristo. Io prima pulisco e poi cerco di creare la connessione con coloro che vogliono cambiare la loro vita per sempre. Quindi non basta un digiuno di 40 giorni, no. Non basta la connessione, ma non, bisogna proprio arrivare a cambiare il programma genetico a livello di DNA. DNA, ma lo decide il corpo, sì. Quando è il tempo. Esattamente. Quando il discepolo è pronto, il maestro appare. È così. Noi non crediamo in queste cose e ci riammaliamo di nuovo. Io ho spiegato e ho detto le cose chiare. E chi l'ha fatto non è morto, sono ancora vivi. Cioè, completamente. C'era un vecchietto che adesso ancora è vivo, ha più di 90 anni, che 45 anni fa l'ho aiutato per... aveva avuto un infarto, il medico gli aveva dato delle medicine, l'ha mandato a Fangolandia. E dopo anni che lui era guarito, si è fatto fare ecografia o qualcosa del genere e si sono accorti che non c'era più l'informazione dell'infarto, completamente era sparita pure la traccia. Al che andò dal medico che gli aveva dato quelle informazioni, quelle ricette per poter guarire. Era un cardiologo famoso a Marsala, lasciamo stare il nome, poveretto. Ma gli ha detto, dottore, grazie a lei sono guarito, non ho più la traccia. Dice, ma davvero? Guarda, ci sono le analisi, le lastre che parlano chiaro. Dice, lei ha fatto tutto quello che gli avevo detto io? Dice, sì, perfettamente. Ancora vedi, ce l'ho qua la sua ricetta. Dice, me la dia. Ormai a me non serve più. Bene, quel medico era malato della stessa malattia, aveva avuto un infarto e si è curato con gli stessi farmaci che aveva dato a quella persona. Lui è morto, quella persona è viva perché non ha usato i suoi farmaci, ancora viva, ha più di 90 anni. Voleva fare la dichiarazione su un video, poi gliel'hanno sconsigliata, l'hanno minacciata. Questa è la vita, purtroppo. Questo è il motivo perché durante un digiuno anche di 100 e passa giorni chi beve solo è in un dito orizzontale di un bicchiere, c'è tutta l'informazione di un pentolone di minestrone che basta al nostro perché DNA. Vedi, il problema sta in questo, se noi non fossimo lappani e fossimo persone che saremmo in grado di far funzionare il nostro cervello, la nostra cubitace, capiremo una cosa sola. Se tu mangi 1 chilo di frutta, la urini perché è tutta acqua. Poche scorie ci sono che dovrebbero diventare feci. E allora tutte quelle sostanze, vitamine, sali, minerali e tutte le altre cose, dove vanno a finire? Sono informazioni. È come i nostri neuroni attraverso le sinapsi danno informazioni. È come il nostro pianeta dà informazione al Sole e il Sole, il nostro sistema solare, dà informazione agli altri sistemi solari e a tutta la galassia. Sono informazioni. Come tu mi stai parlando, io ti sto parlando, tu mi capisci, ma io non ti dico ciao Elisa come stai. Io ti do una frequenza che il tuo timpano vibra, percepisce quella frequenza, le manda ai neuroni, i neuroni capiscono quello che io
ti sto dicendo e tu comprendi e mi ritrasmette il messaggio. Ma non parlo io, qua non, tu non ricevi la mia parola, ciao Elisa come stai, tu ricevi una frequenza. È la stessa cosa che dalla Luna ti mandano l'immagine o le parole. Arrivano al tubo catodico che viene trasformato e tu vedi la persona parlare o la persona muoversi. È così, la gente non lo sa, perché? Perché non lo vuol sapere, non gli interessa. Altre cose più importanti, come fottere l'umanità, come distruggerla, come comprarsi la macchina, come andare a fare i bacordi, il bacanale di Tiberio, come tutte le altre cose sono in primo piano, tranne la vera conoscenza e sapienza che lo potrebbero portare a non ammalarsi più tutta la famiglia, a non andare più dai medici, dalle multinazionali, dalle farmacie e vivere una vita dignitosa come gli angeli di Dio. Io spero che il mio alter ego riacquisti le ali. Io per Turiddu non chiedo niente perché so che sono soltanto un sarcofago, uno scafandro. Diventerò cenere. Ma l'informazione che la mia anima benedetta mi ha dato verrà riassorbita e come una goccia viene riassorbita dall'oceano. Non perde la sua personalità, ma acquista la totalità dell'essere. Turiddu acquisterà la totalità perché si è dedicato tutta la vita senza mai deviare, senza mai approfittare degli altri, dando tutto quanto sapeva gratuitamente, perché gratuitamente l'ha avuto dagli esseni. E quindi io sono sicuro, per come mi sono visto 5 volte fuori dal corpo quando mi hanno massacrato, che sono già immortale. Devo solo riacquistare le ali insieme al mio alter ego Salvatore. Che Dio me la mandi buona, e anche a voi. Te lo auguro con tutto il cuore, che te lo meriti. Grazie Salvatore.